In mattinata invece era stato approvato il consuntivo 2012 sul quale ha relazionato il vicepresidente Fabrizio Cecchetti. Eccolo allora ai nostri microfoni. Vicepresidente Cecchetti, questa seduta del Consiglio è dedicata tutta al bilancio. La prima parte riguardava la relazione del consuntivo 2012, lei ha relazionato proprio su questo e ha sottolineato la virtuosità di questo Consiglio con dei risparmi di ben 12 milioni di euro poi alla fine. Sì, questo era il bilancio consuntivo del 2012, sono stati oltre 12 milioni di risparmi che si vanno ad aggiungere tutti quelli ottenuti proprio con l'approvazione pochi giorni fa della legge, la numero 3, la famosa legge sui tagli dei costi della politica. Quindi 12 milioni avanzati l'anno scorso, quest'anno si andranno ad aggiungere altri 14 milioni e mezzo risparmiati dai costi della politica e alla fine insomma, saranno oltre 30 i soldi a disposizione della Giunta per il fondo a tutela del lavoro e della disoccupazione. Quindi un passaggio assolutamente fondamentale. Io ho ricordato durante la mia relazione che la spending review, così come è stata indicata, è stata fatta da questo Consiglio già nella vecchia legislatura, al di là delle polemiche che poi ci sono state. Abbiamo ridotto le macchine blu, abbiamo tagliato quei costi che abbiamo ritenuto inutili e superflui. Lo abbiamo fatto prima che ci fossero le normative nazionali che imponessero questi tagli alle regioni. Quindi passaggio importante già iniziato nel 2012, ricordiamo anche le approvazioni delle leggi sui tagli dei vitalizi e il trattamento di fine rapporto. Il lavoro si è compiuto con la nuova legislatura, con i nuovi tagli alla politica. Credo che si sia fatto assolutamente un ottimo lavoro, soprattutto una risposta forte e concreta alle richieste dei cittadini lombardi. Una tendenza che poi è proseguita e che proseguirà poi, no? Assolutamente sì, il conto è che in questi 5 anni andremo a risparmiare una cosa come 80 milioni di euro, ribadisco, dei costi della politica, quindi tagli dei costi della politica, diminuzione del 40% già attivata degli stipendi dei consiglieri regionali, l'86% in meno sui costi del funzionamento dei gruppi politici. Io credo che più di così non si potesse fare. Ora il Consiglio regionale della Lombardia costerà 1,40 euro per ogni cittadino lombardo. Ribadisco, la cosa più importante è poi avere utilizzato questi soldi risparmiati per i fondi a tutela del lavoro, sui problemi fortissimi della disoccupazione. Ricordiamo ancora il dato, nel 2008 la disoccupazione in Regione Lombardia era al 3,5%, ora siamo all'8%, con la disoccupazione giovanile che è arrivata al 26,5%, un dato assolutamente non accettabile sul quale la Giunta Maroni sta lavorando e il Consiglio sta facendo la propria parte.